è una tappa che segna un grande successo di sistema, governo italiano, le associazioni italoamericane, le grandi aziende che operano negli Stati Uniti, hanno tutti creato una piattaforma per rilanciare l'Advanced Placement Program, cioè l'esame che fornisce crediti per l'accesso all'università e che viene considerato da tutti gli specialisti, ma da tutti coloro che hanno esperienza col sistema educativo americano, la chiave di volta per diffondere la lingua italiana. Ecco, l'AP, l'Advanced Placement Program, ricomincia ad operare dal prossimo anno scolastico e si inizia un nuovo percorso, un percorso nel quale l'impegno che è emerso in modo così collegiale e partecipato da tutte le organizzazioni e le entità che ho appena menzionato, mi auguro continui a riproporsi giorno per giorno. Devono essere le famiglie, gli studenti, le comunità italiane e italoamericane, le grandi istituzioni culturali italiane o americane che hanno a cuore la cultura italiana, devono essere tutte queste entità che continuano a impegnarsi giorno per giorno per diffondere sempre di più la lingua italiana. Diffondere la lingua italiana vuol dire diffondere a 360 gradi tutto ciò che è italiano, e con una possibilità di acquisire persone che per tutta la loro vita saranno più legate all'Italia. Ma vinta la battaglia, dobbiamo continuare. Gli obiettivi sono importanti e non sono facilissimi da conseguire, anche se siamo ottimisti, perché vediamo che c'è un grande slancio. Bisogna che adesso tanti studenti approfittino di questa opportunità. Quindi bisogna che ci sia la consapevolezza che abbiamo a disposizione un'arma in più nella competizione anche nel mondo del lavoro in un sistema globalizzato. And this is very important because we say Italian system. All private and public institutions work together to achieve some new objective, new goals, and this is important to work together without preference for each or other. For the children, for the new generation, it's important to know the Italian culture and the Italian language, because it's impossible to understand the culture without know the language. La lingua è quella che plasma il mondo in cui uno vive, e il fatto che gli americani, i giovani americani possano imparare, conoscere, avere incentivi di apprendere la lingua italiana permetterà a loro di avere una visione più italiana del mondo in cui vivono. Era assurdo che in una città come New York, in un paese come questo, dove gli italiani hanno fatto tanto come italo-americani, quindi una lingua che senza dubbio ha una grossa consacrazione pratica, è assurdo che non ci fosse un insegnamento coi credits. Quindi rallegramenti, auguri, speriamo che ci siano tanti 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 ragazzi che studiano, mi auguro che ce ne saranno sempre più. Rallegramenti. I'm so happy about this evening to have Italian re-enter the American school system. And not so much for Italian Americans to take the Italian, but to be offered to other nationalities that now have emerged and come into the United States, like for instance Hispanics, Indian, Chinese, all these people now will have the opportunity to take the Italian language and learn about the Italian great culture that we have. Well, this is a very special day for us at the College Board. The Italian language is deeply important to so many Americans. And we're very happy that now we're able to redevelop the AP program of Italian. That's a great win for the ambassador and a great win for Italian Americans and a great win for Italy. So we're very happy about this. It's very important because it culminates the desire to perpetuate and disseminate the language of our forefathers. In this single stroke, we are guaranteeing the preservation of that language as the essential meaning of the cultural patrimony that we in America enjoy.
Well, tonight is a very special evening because we have fought hard. I remember when I was national president of the Sons of Italy, we did the preliminary work, we activated the advanced placement, and then unfortunately the numbers were not good, but now we have the money and now we know it will propel. We know the numbers are there. Italian is the fastest growing language other than another language in America, and so we know the students want to study it, the high schools want it, the parents want it. And I'm very excited tonight. I think this is a credit collaboration between the government of Italy and the government of the United States and all the Italian-American organizations. I'm ecstatic that we're celebrating tonight the announcement of the reinstatement of AP Italian. It's been a two-year effort. This is the most important cultural effort in the Italian community, in the Italian-American community, and indeed in the Italian community worldwide, because this program is not only in the United States, but it's all over the world so that students can study Italian at the highest level. We are very happy to have this achievement of the reinstatement of AP Italian thanks to the work of so many, most importantly the Italian Language Foundation that partnered with the Embassy in the Republic of Italy and many American donors and Italian donors. We are very happy to see this day. Ah, io sono orgogliosa per questo giorno perché mia figlia ha fatto molto lavoro. E perché come mamma, che la cultura è tanto importante, e la figlia sta più grande delle tre donne in the family, ci sono i due maschi. Però Margaret ha fatto proprio il suo cuore per aiutare con gli AP program. Siamo anche noi dello IACE felicissimi di questo accordo e siamo soprattutto felicissimi che da oggi in poi si cominceranno a seminare dei semi per fare la raccolta e non più dei panini, altrimenti resteranno sottoterra. Quindi un'altra cosa estremamente positiva che voglio sottolineare è come la riconquista dell'AP ha unito tutta la comunità italiana a New York e negli Stati Uniti. Questo è un messaggio importantissimo. Se vogliamo raggiungere dei risultati dobbiamo essere uniti. Se siamo uniti siamo fortissimi, perché abbiamo alle spalle, come è stato detto stasera, una lingua e una cultura che parlano da sole, che sono veramente estremamente significative per la storia dell'umanità. Io ho avuto in quest'anno di missione negli Stati Uniti esperienza continua di americani che non hanno nessuna origine familiare italiana, che conoscono l'italiano come lingua di cultura, lingua di musica, di scienza e che sono interessatissimi a continuare le loro attività accademiche per periodi della loro vita professionale nel nostro paese, così come ho incontrato tanti genitori di adolescenti o di studenti universitari che guardano all'Italia come ad un punto di destinazione di eccellenza per i loro figli. The news that the AP will be reinstated in the academic year 2011-2012 is wonderful news. It means that Italian is back up on top with the big languages, that is Spanish, French and German, and we have our work cut out for us. We have 5 years to get to 2,500 students. I think we can get there rather easily. Within 4 years we got to 2,300 or 2,400, and so we have a bright future in front of us with a little bit of work, and as we say, sempre avanti alla riscossa.